Salve a tutti, Franz dal vostro Super Corri. Ta-dan, ragazzi, cosa proviamo oggi? Il nuovissimo FIFA 23, finalmente. Siamo riusciti a scaricare anche noi la demo. Su Xbox, ragazzi, è tutto molto più complicato rispetto a PlayStation, trovare le cose, perché alle volte è tutto un po' più ingarbugliato. Però siamo riusciti a trovare questo fantastico gioco. Vi ricordo che questa è la versione di prova, quindi le 10 ore di accesso anticipato che noi abbiamo grazie a Game Pass Ultimate. Come si fa ad accedere a queste 10 ore? O si ha l'abbonamento su PlayStation, per esempio, con EA Sport, l'abbonamento proprio specifico, oppure si fa l'abbonamento col Game Pass ed è compreso anche quello di EA, ma anche su Microsoft si può fare separatamente. Se non volete fare il Game Pass, volete fare solo quello EA, lo potete fare, però non ha senso. Con le 13 euro del Game Pass Ultimate avete anche questa possibilità, quindi è la versione di prova su Xbox Series S, però già quindi è la versione Next Gen con l'Hypermotion 2, che è quello che volevo provare io, perché ragazzi io il gioco l'ho comprato su PlayStation 5, mi direte perché? Perché ragazzi, innanzitutto c'è il DualSense qua che a livello di pad è un pad che vi fa percepire le cose molto meglio di questo qua della Xbox, che è fantastico come predisposizione dei tasti, però non ha i grilletti adattivi, non ha il feedback aptico, quindi preferisco giocarlo su PlayStation, anche perché ragazzi, punto primo, c'è il cross platform, quindi si potrà giocare tra console next gen PlayStation con console next gen Microsoft, quindi non è un problema da quel punto di vista. E in più anche c'ho tanti amici che vogliono giocare quest'anno con me e giocano su FIFA su PlayStation, quindi aveva poco senso prenderlo su console Microsoft, però mai dire mai, se vedremo che c'è una richiesta potremmo anche fare poi un doppio acquisto. Cosa mi aspetto? Non lo so, come diceva la canzone. Proviamo, andiamo a vedere un po' in cosa si compone questa nuova esperienza. In queste 10 ore che ci separano dal 30 di settembre, che è l'uscita del gioco che mi arriverà completo su PlayStation, proveremo le varie funzioni, inizieremo una carriera fittizia, perché poi la vera carriera la facciamo sul secondo canale, ragazzi. Voi mi dite perché corrà sul secondo canale, a cui vi invito a iscrivervi, Super Corri Ste Gamer. Perché il secondo canale, ragazzi, è il canale del calcio. Qua sul primo canale trattiamo molto più Racing Game e Formula 1. Il secondo canale è il canale ufficiale del calcio. Vedete, io faccio sempre, seguo la Serie A, seguo la Champions, seguo la Nazionale. Portiamo tutti i giochi vecchi e nuovi, anche il retro gaming di calcio. Quindi troverete tutto là. Allora, iniziamo, va. Andiamo a vedere un po' sto gioco come funziona. Su Xbox Series S. Allora ragazzi, come al solito l'invito è quello di iscrivervi a questo, al secondo canale Super Corri Ste Gamer. Bello. Lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte, dove FIFA sicuramente sarà subito in offerta, perciò mi raccomando. Vedete? L'Hypermotion 2 è disponibile solo sulle console next gen. Però se riesco proverò anche la versione PS4, se me la concedono, ma è difficile perché ho preso la versione a disco, quindi non è facile questa cosa. Vi ricordo che c'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprima, i sondaggi con cui vi chiedo ogni giorno cosa volete vedere sui miei canali. C'è Fruitrap, c'è Twitch e su questo canale a livello d'abbonamento oro e platino trovate tanti video particolari fantastici. Quindi raga, stasera su Twitch 10 meno qualcosa faremo la nostra prima live, quindi mi raccomando. Oh, 100 allenamento, vai. No, Mbappé voglio. Giochiamo una partita, dai, andiamo a vedere. Ah, viene modificata la difficoltà automaticamente per il nostro livello, molto bene. Beh, raga, graficamente è bello. Tanta fluidità anche su Series S, guardate qua. Questa è una prima partita tra Paris Saint-Germain e che è? Questo è Liverpool. Sempre Paris Saint-Germain e Liverpool ci fa fare una prima partita. Beh, graficamente ci sta. Stasera ragazzi mi raccomando tutti presenti su Twitch che inizieremo a fare anche partite online. Ci sarà Giovannino, ci divertiremo. Allora lo stadio è molto bello, fatemi vedere bene i giocatori da vicino perché ho visto già un paio che non mi sono piaciuti. Vedo Nunez, vedo vabbè, Neymar, Mbappé sono fatti bene. Marco Verratti, De Manuppel.
Ma raga, qua è tutto molto simile, per quanto è tutto molto curato. Mbappé, Messi, Neymar, Vitinho, Verratti, man. Niente, raga, più o meno è cambiato qualcosina, ma molto limitato. Vabbè, i giocatori, anche Nunez già non si assomiglia per niente, Salah è perfetto. Come al solito, giocatori top rifatti al top, giocatori secondari rifatti in maniera secondaria. Partiamo, va. Allora, innanzitutto cambiamo la telecamera perché a me così lontano non mi va bene. Mo' solo per capire. Eccola qua, questa è la nostra, perfetta. Oh, l'ho ritrovata subito. Ragazzi, c'aveva ragione Falconero. È l'unico che segue in ambito FIFA perché mi sembra l'unico affidabile. E minchia. Oh, scatta Mbappé. Oh! Ah! Sì, raga, è più difficile da guidare il proprio giocatore, da muoverlo in campo, vi devo dire. Come ha detto Falconero, si percepisce più pesantezza da parte del giocatore. Questo sì. Recupera. Leo. Oh my god. E segna il Paris. Difficoltà in modalità esperto. No, veramente la difficoltà dovrebbe essere. Si può cambiare in gara in corso la difficoltà, perché così è troppo facile per noi. Fatemi vedere. Mamma mia, non ci sta proprio quella là. Aumentiamo un po', ragazzi, sennò qua li distruggiamo a questi. Sapevo, facevo già. Partivo già con una difficoltà molto più alta, perché mi sembra proprio il minimo. Segna il Paris. Vitinha. Beh, per ora ammetto che c'è una differenza nel gameplay. Oh. Oh. Ma che sta impazzito Fabinho? Fermati. Oh. No, Salah. Minchia. La tiene. Riparte il Parì. Mbappé. Va Mbappé. Ah, Messi non sfonda. Recupera Robertson. Beh, la telecronaca è uguale. La grafica non è cambiata tantissimo. Ve l'ho detto, ragazzi, giochi. No! Oh! Para Gigione. La grafica non è che possa cambiare in maniera eloquente. Stiamo a parlare di un gioco di calcio, ragazzi. I giochi di calcio a livello estetico sono sempre quelli che cambiano un po' meno. Ah, Neymar si fa fregare il pallone. Virgil. Avanza, avanza il Liverpool. E vai. Sì, è cambiato. Poi ve lo potrò dire soltanto col tempo, chiaramente. Ecco, lo posso percepire subito. Ah, va Messi. Va Leo. Va Leo. E gol di Marco Verratti. Il compaesano segna. Segna Marco Verratti.
Beh, Verratti abita a un 25 km da casa mia. Bom! Segna, segna, segna. Fatemi crescere ancora un po' su YouTube e gli chiedo almeno un'intervista a Verratti quando torna qua. Ho conosciuto pure la mamma, Lidia. Bravissima donna. Oh! Parte, parte Leo! Va Leo! Va Leo! Va Leo, è quello che fa le frizioni. Oh, anticipato! Va Leo, è quello che fa le frizioni. Allora, raga, primo tempo. Bene. Devo dire che è un po' più rallentato il gioco, ma purtroppo all'inizio è sempre così. Poi torna a essere sempre velocizzato. Qua è tutto uguale, qua è cambiato veramente poco. E sì, è più pesante il giocatore, è più pesante la giocabilità. Quindi questa è una cosa buona che lo avvicino un po' a PES, che io PES lo amo proprio per quello. Per il fatto che ci sia più pesantezza. Dai, 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 Nunes. Ehi. No, si fa fregare la palla. Io PES lo amo proprio per la ponderatezza che dovete avere in tutto quello che fate in campo. La lentezza del giocatore, i passaggi, tutto più ponderato. A me piace proprio quello. FIFA troppo veloce. Sembra un po' più lento quest'anno. È tutto molto simile. Però la giocabilità un minimo è cambiata. Dobbiamo essere sinceri. No, Mbappé se l'è fatta fregare. Graficamente già era il top, quindi non è che ve lo devo dire io. Anche se, ripeto, i giochi di calcio... I giochi di calcio non sono proprio i più spettacolari graficamente, perché chiaramente vedendo i giocatori da molto lontano, solo quando li riprendono da vicino capisci quanto sono fatti bene. Ma perché Mbappé sta al centro e Messi sta laterale? Non ho capito. Non dovrebbe essere il contrario. Oh! Gigione Donnarumma. Oh, una tolta Donnarumma. Sono curioso pure di vedere come implementeranno i mondiali, perché chiaramente li devono mettere. No, gol, gol di Luis Diaz. Senti pure l'audio, qua è cambiato. Si sente molto di più la gente, pure i giocatori che si strillano dietro quando segnano. Beh, raga, tanta roba. Si sente l'Hypermotion 2. Io adesso sarei curioso di provare la versione PS4, perché ho visto che Falconero ha detto che su PS4 il gioco è molto veloce, è più facile da manovrare come era negli anni scorsi su tutte le versioni. Perché questa Hypermotion è proprio questa tecnologia che ti permette... Oh! Che ti permette di avere... Ah, vai. Vedi qua, per esempio, Donnarumma. Non si sa che cazzo ha combinato. Molto simile, ma molto diverso. Va Messi, non va più. Stasera su Twitch lo proveremo anche il multiplayer con Giovannino, proveremo a fare due risate, ci facciamo. Stava vince. No. Oh, grandissimo Kip Bembe. Chiude Salah. Chiaramente, ragazzi, è evidente che ci sia molta, molta sensazione di qualcosa di già visto. Però non è un male, perché la qualità di questo gioco è indubbia. È chiaro che l'anno prossimo sono anche curioso di capire come faranno senza la licenza FIFA, perché questo vi ricordo che è l'ultimo anno che questo titolo ha la licenza FIFA. Guarda come protegge palla Neymar. Si percepisce anche la fisicità dei giocatori più smaliziati che si tengono dietro gli altri.
Allora, raga, disamina finale. Prima di provarlo, dopo proveremo anche la carriera. Avvieremo una carriera fittizia che non è quella che faremo sul secondo canale col Milan. Faremo la carriera allenatore quest'anno fatta bene, anche con la campagna acquisti, quindi con tutto quello che ne conviene. Devo dire che molto molto bene. Sono molto contento perché si percepisce una bella... Qua purtroppo ancora finisce l'installazione, ragazzi. Ho installato solo la parte che mi dice fai la prima partita. Vi dico che molto molto bene. Il fatto che la giocabilità sia cambiata e sia così più pesante e difficile da manovrare è sicuramente qualcosa di eccezionale, ripeto, un'esclusiva HyperMotion 2, quindi che troverete solo sulle versioni next gen. Però graficamente il gioco è rimasto al top, ma non ci volevano geni per capire questo. Vedremo, dai, nelle prossime prove vi dirò pure il resto. Ricordo che l'anno prossimo sicuramente uscirà questo, che non si chiamerà più FIFA, UFC. E i Football Pass dovrebbe fare la carriera master e dovrebbe uscire un gioco proprio di FIFA. Quindi l'anno prossimo troveremo un mischiuma di giochi di calcio. E sul secondo canale trovate FIFA 94, che è il primo gioco di FIFA che è stato fatto. L'abbiamo provato in anteprima quasi 30 anni dopo. Ci vediamo dopo, voglio.